Coach, una vittoria che ci voleva e soprattutto arriva convincente. Una vittoria che ci voleva, arriva convincente. E sono molto contento per i ragazzi in primis, perché lavorano sempre con una dedizione particolare e un po' la frustrazione di perdere ci dava un pensiero notevole. Sono contento per il pubblico perché durante questa settimana ci ha sempre rincuorato, ha sempre detto che ci stavamo vicini e credo che oggi nel momento importante si sia fatto sentire. E sono contento per la classifica perché abbiamo smosso contro una squadra che era in un grande momento e quindi siamo riusciti a fare qualcosa di buono. Squadra che cresce dal punto di vista fisico, intensità difensiva importante dal terzo periodo soprattutto, un Buva che risponde alle critiche dell'ultima settimana con una prestazione clamorosa. Ma io onestamente non so tanto delle critiche o meno, ecco, quindi questo non ho letto giornali, non seguo più di tanto, soprattutto quando perdo, per non farmi influenzare da quello che poi in realtà vedo rivedendo la partita magari anche 10 volte. Quindi io credo che oggi non era la partita per Riccardo Cervi, perché loro giocavano fondamentalmente con 2 numeri 4, se non addirittura quando Sutton faceva il 4 con un 3 che giocava nel 4, e quindi Riccardo era in grande difficoltà. Sapevamo che era la partita di Ivan in difesa per questo motivo, sapevamo che era la partita di Ivan in attacco perché sui cambi difensivi lui tiene la posizione molto bene e i mismatch lui li ha puniti, è stata molto brava la squadra, devo dire la verità, ad andarli a punire, quindi direi bene, bene su come si è sviluppata la partita, dove siamo partiti con un po' di leggerezza difensiva sull'uno contro uno e dove siamo riusciti invece a finire con molta più aggressività e nel tenere tutto. Una squadra nettamente in crescita in tanti aspetti. Una squadra che fa fatica un pochino, devo dire la verità, perché io ogni tanto ho un po' di frustrazione durante la settimana, perché abbiamo Giovanni Pini che è encomiabile per quello che riguarda, come dire, la volontà, la dedizione, però insomma che ha problemi un po' fisici. Abbiamo avuto e va un abbraccio particolare, un pensiero particolare di tutta la squadra a Benas Vekalas, che ha avuto un lutto familiare importantissimo e che viveva queste ultime settimane con grande angoscia, e questo a livello umano ci fa, così diciamo, molta sofferenza, perché è un ragazzo speciale, è un ragazzo di grande sensibilità. Però è una squadra che ogni tanto fa un po' di fatica, sia nei periodi lunghi degli allenamenti e sia ogni tanto nell'avere a disposizione tutti quanti per allenarsi. Sono stati bravi Mattia Norcino, parlato, lo stesso Lorenzo Gioia, Guglielmo, nel cercare di tenere alta l'intensità durante l'allenamento. Questo non sempre però succede, perché ci piacerebbe alzare un pochino l'intensità nell'arco dei 40 minuti. Avellino che fa fronte anche alle assenze e lunedì arriva Sassari del Mauro. Vabbè, adesso io domani non ci pensiamo, domani ci prendiamo finalmente una giornata dove proviamo a staccare la testa, poi la settimana prossima pensiamo a Sassari, sperando, ecco, di vincere, sperando di fare una bellissima partita e sperando anche un po' quello che voi mi domandavate venerdì, se volevamo, c'era un appello al pubblico, tra virgolette. Invece mi piace l'idea che noi ce lo meritiamo tutto, ce lo conquistiamo tutto, e così, ecco. Una nota di colore, ecco, oggi ho pranzato con Attilio Tessera, ha portato culo, speriamo di farlo sempre, sia per uno che per l'altro.